sussiste il rischio concreto di incidenti anche gravi con pericoli per l'incolumità fisica degli spettatori. E quanto si legge in una nota inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno alla Lega Pro in riferimento alla composizione del girone C. Si fa riferimento all'inserimento della Salernitana nel girone meridionale, ma solo per evidenziare che la copresenza di 7 società campane, le cui tifoserie sono notoriamente caratterizzate da acerrime rivalità con quella salernitana, potrebbe determinare gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica a causa di un'esasperata contrapposizione che non può essere circoscritta al mero ambito sportivo. La lettera è datata 11 agosto e nella stessa si chiede alla Lega di valutare una diversa composizione dei gironi, separando opportunamente le squadre campane. Ieri, come è noto, sono stati addirittura stilati i calendari ed i gironi non sono stati ovviamente modificati. Vedremo se il Ministero dell'Interno, che resta in attesa di notizie della Lega Pro, si muoverà diversamente, ma è evidente che esistono seri motivi di ordine pubblico. Lo sottolinea anche il questore di Salerno, Alfredo Anzalone, intervistato poche ore fa da Giancarlo Frasca. Sì, non è un girone facile per l'ordine pubblico, ci sono delle partite che sono tifoserie contrapposte, conflittuali da molto tempo, però io accetto la realtà, come tutti del resto. Quindi presteremo maggiore attenzione ancora di più rispetto al passato in certi eventi. Poi la legge e le nuove direttive emesse recentemente, penso, dal Consiglio dei Ministri e tutte le direttive dell'Osservatorio ci aiuteranno. Ci saranno anche limiti ove la circostanza fosse particolarmente grave. Si potrebbe spostare d'orario una partita serale a rischio, difficilmente si giocherà, immagino. E immagino, perché certamente c'è la proposta del questore in tal senso, d'intesa con il prefetto, e tanti altri accorgimenti. Poi presteremo più attenzione, più uomini, più mezzi. È chiaro che il problema dovremo risolvere per permettere ai cittadini per bene di andare allo stadio senza rischiare. Non ci agevola questo campionato, è inutile nasconderlo, questa associazione di squadre. Però è il nostro lavoro e lo faremo alla grande, come sempre, con l'impegno dovuto. Cosa crea più problemi, l'inserimento della Salernitana in questo girone o la presenza di tante squadre campane, soprattutto, che quindi costringerà le forze dell'ordine della Campania e semmai anche della provincia di Salerno ad essere impegnata su più campi nella stessa giornata? Forse in questo gli orari potrebbero agevolarvi, almeno i giorni differenti. No, l'agevolazione sugli orari, eccetera, sia gentile, non la condivido. La presenza di molte squadre, non sono solo campane, perché mi pare che il conflitto con i tifosi di alcune squadre campane sia anche con una squadra calabresi e con altre, quindi non limiterei il faccenda alla Campania. La sfortunata coincidenza che ci sono troppe squadre cui tifosi, cui pseudo tifosi, usiamo questa espressione, sono in conflitto con altri pseudo tifosi di altre squadre. Magali ha detto vorremmo un campionato con porte aperte. In un progetto futuro, perché i progetti riguardano il futuro, non il passato, condiviso, equilibrato, pensato attentamente, che tenga conto della realtà di alcune tifoserie, tutto questo è possibile. Ci sono già partite d'Italia in cui avviene. Non ho nessuna difficoltà a pensare che il futuro debba essere quello, ma il fatto che io lo pensi non significa la realtà attuale. Presente potrebbe essere differente? Lo è differente, senza potrebbe. Per quanto riguarda alcune partite di questo campionato, il presente potrebbe creare grossi problemi.